ultimo giorno del nostro Giro di Sicilia edizione 2024. Oggi due tappe importanti prima di raggiungere Palermo per imbarcarci stasera. La prima tappa sarà Mazara del Vallo e la seconda Calatafimi. Per fare questo percorso ho selezionato tutta una serie di strade, stradine provinciali, secondarie, proprio per evitare le lunghe statalone dritte e noiose. Sono strade che anch'io non conosco e spero che siano belle. Fino a Mazara del Vallo quasi tutta costa. Cominciamo subito con i bei panorami, guardate che c'è lì in fondo. Il mare proprio a strapiombo, no, non è proprio strapiombo, però questa è una bella discesona. Che bello! Quanto vorrei avere una casa qua! Se qualcuno me la volesse regalare, io mi sacrificherei! Che bello! Ma che bello! Ecco, queste sono le strade, le stradine che vorrei fare oggi. Ma che spettacolo! Con queste le strade che voglio fare oggi. Non saranno tutte così, ovviamente. E anche perché io la via me la voglio godere tutta. Qui è un panorama spettacolare uno dietro l'altro, signori. Altro che statalone lunghe e noiose. Mamma mia, ma che c'è qua? Adesso andiamo alla spiaggia di San Marco. Ciao gatto nero, puoi attraversare, non ti preoccupare, non sono superstizioso. Oh, ma cos'è? Thank you.
Poi con questo mare mosso l'effetto dall'alto è veramente bello. Spero che in video si percepisca. Vai! Peccato che oggi per questi panorami splendidi stiamo beccando pioggia, ma chi se ne frega. Super viadotto, ci siamo su, ma si vede la serpentina con i piloni. Fa sempre impressione sta roba. Se la pioggia ci mollasse un po' non sarebbe neanche tanto male. Il cielo in fondo è abbastanza libero, terso, quindi speriamo in bene. Tra le campagne direzione Selinunte. E oggi se non è pioggia è vento, e se non è vento è pioggia. Ulivi. Ulivi a destra, ulivi a sinistra. Un bel panorama di fronte. Adesso mi vanto un po', di tutto si può dire, ma non che io non sappia scegliere posti meravigliosi.
vento è i monsoni. Alla ricerca del monumento ai caduti per l'unità d'Italia. Quella è la zona che dobbiamo raggiungere. 2 chilometri. Di ritorno dal monumento ai caduti ai garibaldini con l'ossario. Carino il plastico con tutta la ricostruzione della battaglia di Calatafimi, fatto veramente bene. Oggi la pioggia e il vento mi hanno massacrato. Proprio una giornata molto bella dal punto di vista paesaggistico, ma purtroppo rovinata dal meteo. Qui siamo sulla statale 113 che da Calatafimi ci porterà ad Alcamo Marina. E poi da lì si proseguirà direzione Palermo.
Che spettacolo di mare visto da quassù, bello arrabbiato. Che tristezza, viaggio di ritorno, si rientra in Lombardia, Palermo, Genova e poi Genova, c'è chi si ferma a Milano e io proseguirò per Sondrio. Che tristezza. Sono già altre moto.